La sorellastra separata di Meghan Markle ha inviato alla duchessa un duro messaggio dicendo che le azioni parlano più delle parole in uno scavo alle opere del reale da quando ha lasciato la famiglia reale. Samantha Markle è stata intervistata su LBC da Nick Ferrari nello show di venerdì. Durante la bizzarra intervista, l'ospite ha chiesto a Samantha cosa avrebbe detto se avesse avuto l'opportunità di parlare con Meghan Markle faccia a faccia. La sorellastra maggiore di Meghan Markle ha detto: «C'è così tanta acqua sotto i ponti. Penso che quando hai PR che ti suggeriscono un cambiamento positivo nel mondo e l'umanitarismo, le tue azioni devono soddisfare quelle parole. Penso che il mondo, secondo me, abbia assistito esattamente al contrario». Ha aggiunto, suggerirei di guardarti allo specchio e chiederti davvero se sei fedele a ciò che le tue pubbliche relazioni ti stanno dipingendo, se sei sincero e presente nel momento come essere umano con un minimo di compassione, dignità, integrità e gratitudine. Samantha ha concluso. Davvero non c'è ed è un po' triste perché ci vuole tanto tempo per essere buoni con le persone e per essere onesti quanto per essere ingannevoli e dolorosi. Samantha è la sorellastra maggiore della duchessa del Sussex e la figlia di Thomas Markle Sr., il padre di Meghan. Dall'uscita della coppia dalla famiglia reale, il padre di Samantha e Meghan ha parlato dell'ex reale anziano. Nel marzo 2021, il principe Harry e Meghan si sono incontrati con Oprah Winfrey per un'attesissima intervista televisiva. Secondo quanto riferito, a Samantha l'intervista non è piaciuta e secondo il Daily Mail, ha detto che non le importava che Meghan fosse depressa poiché sentiva che la duchessa l'aveva trattata davvero male. All'epoca, Samantha disse che la depressione non è una scusa per trattare le persone come stracci e sbarazzarsene. Il libro spiega tutto di Samantha, il diario della sorella della principessa Pushy, è stato pubblicato lo scorso anno.